Buongiorno a tutti quanti e bentornati nella nostra galassia. Il lead producer di Anthem, in uno dei suoi soliti tweet, ha svelato che, pur non essendoci ancora la possibilità di avere i clan, o le crew o le gilde, chiamiamole come vogliamo, come invece lo è per Destiny o il nuovo The Division, al lancio si avrà lo stesso un'area dedicata alla community e ai social. Di seguito vi riporta il cinguettio. Dopo una missione, potete tornare a Tarsis e raggiungere alcuni dei fantastici personaggi che abbiamo creato per voi, oppure ritornare alla nuovissima Launch Bay, stare con i vostri amici, usare la forgia, ricaricarvi armi e ottenere un nuovo contratto. Ottima notizia, quindi, anche se è una notizia a metà, in quanto io stesso avrei preferito la possibilità della creazione dei clan. Ma è già un passo in quella direzione. Nel Launch Bay si potranno incontrare fino a 16 giocatori, e come in Fortarsi si potranno modificare ed equipaggiare i nostri strali. Un'altra piccola news, oggi Anthem entra in fase Gold. Per chi non lo sapesse, Anthem è quindi finito, infatti questa fase è la precedente all'uscita, dove gli sviluppatori non vanno più a toccare le meccaniche di gioco, ma sistemano ciò che hanno fatto, quindi bug fix e bilanciamenti, ora non si torna più indietro. Concludo il video con l'ultima news uscita da Reddit. Infatti un utente, come vedete ora dall'immagine in video, ha creato una tabella dei danni e dei tipi di danno dei vari strali. Questa è un'immagine ricavata, quindi non è del tutto esatta o completa in quanto, come tutti sappiamo, il gioco non è ancora uscito. L'idea dell'utente di Reddit è aiutare comunque i giocatori nel capire i vari tipi di danno, status o combo che i vari strali possono creare. Dall'immagine si evince quando un team ben organizzato possa creare parecchi effetti status e danni combo se si esce in missione coordinato con i propri compagni. Ogni strale ha la possibilità di creare status, ghiaccio, elettrico, acido e fuoco, sugli avversari, i cosiddetti danni prime, e utilizzare questi status per creare danni combo, detonator, che tutti sappiamo essere dei danni maggiorati e quindi molto più efficaci. Da qui si capisce la reale diversità di ogni strale e come ogni strale sia praticamente indispensabile a un team. Inoltre, in fondo alla lista che vi sto proponendo, ogni strale ha un effetto combo unica, quindi ad ogni combo di danno si ha un effetto unico per ogni strale utilizzato. Non creerò un video di spiegazione per il momento, perché voglio provare questi effetti e portarvi un video più dettagliato e preciso possibile. Questo però ci fa capire la complessità che BioWare ha introdotto in questo gioco e che speriamo ci tenga migliaia di ore attaccati allo schermo. Anche con questa news è tutto e noi ci rivediamo al prossimo video. GG a tutti quanti!